Signor Prefetto, un G20 a Venezia rappresenta sicuramente un impegno non da poco per una città fragile. Come avete lavorato e con quale filosofia avete approntato la sicurezza di questo G20? Bene, no, noi abbiamo cercato di dimostrare il nostro rispetto per la città, quindi non abbiamo chiuso la città al traffico, non abbiamo chiuso la città alle attività economiche. Venezia continuerà ad essere una città aperta a tutte le attività e questo mi pare che è una scelta cruciale dopo un anno di pandemia. Non potevamo permetterci di chiudere la città per altri 5 giorni per il fatto che c'era questo meeting internazionale. Io penso che scontri, violenze non ce ne saranno perché non ci devono essere. Credo e spero che chi vuole manifestare le proprie opinioni potrà farlo nella completa libertà, come ha sempre fatto qui a Venezia, come è sempre stato in questa città. Se ci saranno violenze, intemperanze, offese o danneggiamenti, noi saremo pronti a prevenire questi atti e a reprimere chi li compie. Questo G20 per Venezia può rappresentare l'inizio di una rinascita? Sì, e questo è proprio l'intento con il quale abbiamo lavorato. Noi non potevamo permettere che una città che esce da un lockdown di più di un anno fosse ancora chiusa per il fatto del G20. Quindi noi abbiamo lavorato perché la città possa riprendersi e possa, anzi, questa occasione possa essere sfruttata dal punto di vista economico come un'occasione di rilancio, di ripresa della città. I cittadini potranno muoversi tranquillamente nel rispetto di regole, ma che riguardano le regole di tutti i giorni, non ci saranno impedimenti importanti? No, noi abbiamo cercato di mantenere la libertà di circolazione il più possibile. Naturalmente dei limiti ci saranno perché sono imposti dall'esigenza di tutelare l'incolumità delle persone che accogliamo, di assicurare la serenità dei lavori di questo meeting internazionale, quindi alcune restrizioni per forza dobbiamo imporle, ma saranno estremamente contenute. Grazie.